Parto da una semplice curva e piano piano vado a manipolarla. Quello che mi conviene fare è prendere questa figura bidimensionale e andare a scatolarla praticamente. Quindi vado a costruire intorno alla figura un rettangolo. Ora è come se io avessi una silhouette di una figura tridimensionale e posso andare a estruderla. Delimito uno spazio e posso andare a duplicarlo. Come vedete, il punto di riferimento è sempre un rettangolo o un parallelepipedo, perché è la figura più semplice da manipolare. Ora, questa figura non deve essere solo doppiata, ma voglio creare attraverso questa curva primordiale una sorta di oggetto aerodinamico. Quindi sul piano orizzontale, delimitato dallo spazio che ho scelto, vado a tracciare un'altra curva. Scelgo dei punti a caso sulla curva che userò come vertice per la costruzione di rettangoli. Attraverso la duplicazione dei rettangoli, infatti, mi posso andare a riportare le coordinate che ho scelto. Diagonale, metà, angolo opposto. Il procedimento è sempre lo stesso. Questo esercizio mi fa quindi specchiare una figura curva, però al tempo stesso mi fa creare un oggetto tridimensionale, molto utile. Prolungo i lati dei rettangoli e voilà, mi sono trovato le coordinate della curva. La potevo fare meglio, però l'importante è che si capisce il senso. Ora, se io congiungo i punti che ho trovato dei rettangoli verdi, ho semplicemente la curva iniziale duplicata. Io invece voglio creare una sorta di struttura più aerodinamica, quindi vado a trovare delle curve all'interno dei rettangoli e quello che otterrò sarà un oggetto con gli angoli smussati. Lo stesso procedimento di duplicazione dei rettangoli lo faccio in basso e così io ho anche le coordinate nella parte sotto. Ora sembra che sto ricamando all'uncinetto, ma semplicemente ho velocizzato il video e la base è sempre quella: diagonale, metà, angolo opposto. La curva, per manipolarla in prospettiva, dobbiamo appunto inscriverla dentro una forma più semplice. Io lo sto facendo dentro un quadrato. Il quadrato si schiaccia perché lo stiamo ruotando, cioè stiamo avvicinando il punto di fuga, e di conseguenza anche la curva verrà schiacciata. Ora vediamo come mettere un cerchio in prospettiva. Diciamo subito che il cerchio si deve per forza disegnare a mano libera, e per farlo dobbiamo avere delle coordinate, quindi iscriverlo dentro un quadrato e sezionare il quadrato. Ora, qual è la corrispondenza tra un cerchio e un'ellisse? Il cerchio, se è in prospettiva, si schiaccia e assomiglia alla figura dell'ellisse. Ora dobbiamo prendere in considerazione l'asse minore dell'ellisse, cioè quel segmento che passa per il centro, che è il più corto. Una volta fatto un quadrato è più facile disegnare un cerchio schiacciato e possiamo anche cambiare il grado di rotazione come abbiamo fatto prima. Allora, se noi lo vedessimo frontalmente è un'ellisse, ma siccome è schiacciato noi stiamo simulando appunto un cerchio che si schiaccia, una figura che assume una profondità. L'asse minore quindi in questo caso corrisponde a una linea che sta perpendicolare a questo cerchio e va verso il punto di fuga. Quindi per comprendere in che direzione io devo tracciare questo perno, questa linea che va verso il punto di fuga, devo fare riferimento a ciò che diventa il cerchio una volta messo in prospettiva. Cioè diventa un'ellisse che ha questo asse minore. E questa è una coordinata importantissima per creare un oggetto tridimensionale. Accenno un discorso che magari riprenderemo più avanti, cioè gli assi formano dei piani che dividono la figura, frontalmente, sopra e sotto o destra e sinistra.
ed è il principio che abbiamo usato per costruire l'oggetto solido. Andiamo a giocare un po' con le ellisse, quindi facciamo dei rettangoli in prospettiva e simuliamo una pavimentazione che va verso il punto di fuga. Questo è un esercizio molto estremo perché sembra che l'ho fatto alla prima botta, ma non sapete quante volte ho cancellato il cerchio. E ora facciamo la stessa cosa, però di una figura tridimensionale. E così stiamo creando un po' una struttura di un'automobile, ma mi sembra chiaro. La proporzione è che ogni tre spazi, quindi ogni tre ruote c'è una ruota. Questo esercizio lo trovate nel libro di Scott Robertson, How to Draw. Come quest'altro che vado a fare. Quindi vedete la progressione da figura bidimensionale a tridimensionale. La figura umana funziona allo stesso modo, la costruzione di una figura umana tridimensionale funziona con lo stesso principio. Diciamo, le ruote della macchina sono un po' più semplici. Poi ovviamente ci saranno i puristi che dicono no, ma io seguo il metodo su Raspberry. La realtà è che l'essere umano è un oggetto tridimensionale, quindi qualsiasi metodo uno voglia utilizzare, qualsiasi disegnatore seguire, deve fare i conti con la terza dimensione. Come abbiamo visto per l'esercizio della curva iniziale, partiamo prima da una silhouette. Quindi sto andando a creare la scatola, il parallelepipedo dove andrò a contenere la mia macchina. Questo gioco è tutto di scegliere dei punti, tirare delle linee e trovare la corrispondenza. Ok, adesso posso disegnare la ruota. Ora macchina è un po' quella di cartone, però non è oggetto dell'esercizio. Ok, abbiamo creato una metà della macchina col principio della duplicazione. Trovo lo spessore dall'altro lato, quindi trovo la distanza, la stessa distanza che ho trovato prima. E ora perdo tempo ad aggiungere dettagli non funzionali all'esercizio.
per ultimo potrebbe essere interessante prendere un cerchio e dividerlo in parti dispari. Ho rinunciato a fare a mano libera. Noi prendiamo il cerchio, dividiamo la prima metà in tre parti e la seconda metà in quattro parti. Traccio queste linee e vado a trovare sulla circonferenza dei punti che mi permettono di dividere il cerchio in 5 spicchi. Si capisce che sto simulando un cerchione di un'automobile. Faccio la stessa cosa portando il quadrato in prospettiva. Questo metodo di disegno dell'ellisse è sbagliato perché non corrisponde al vero, però al fine dello studio volevo fare una cosa pulita. Ora aggiungiamo un dettaglio, cioè una rientranza della ruota, e quindi mi serve l'asse minore. Sull'asse minore io scelgo un punto dentro, diciamo, e da lì faccio partire i raggi. Quindi i raggi non li faccio partire dal centro dell'ellisse, ma dal centro spostato sull'asse minore. Insomma, spero che si capisca. Per chi ha sopportato tutto il video, questo tutorial è stato un po' girare intorno alla figura della curva dell'ellisse per aumentare un po' le skill, se vogliamo. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale.